narrerò una storia. Una terribile storia. La mia storia. A qualcuno parrà assurda, incredibile, ma io l'ho vissuta, l'ho profondamente vissuta, con tutti i miei sensi, con tutto il mio corpo, con tutta la mia anima. Ho avuto momenti terribili, spaventosi, a volte insopportabili. Con essa ho toccato l'abisso più profondo. Ho percepito i peggiori istinti. Ho conosciuto i drammi peggiori. Dormivo profondamente, quando d'improvviso un'ansia inspiegabile, un terrore remoto impalpabile, tutto era oscuro. Nerboruti rami mi sfioravano il volto, enormi radici ostacolavano il mio cammino. La luce era svanita. Una selva lugubre e sinistra. Cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era guarita. Che la diritta via era smarrita, ma quanto a dir qual era cosa dura, questa selva selvaggia ed aspre forte, che nel pensier innova la paura, che nel pensier innova la paura. Perduto. Il sentiero, la fede, la speranza, la vita stessa. Quando d'improvviso tre belve mi si avvicinarono per annientarmi, ma un volto amico comparve alla mia vista. Virgilio. Sì, Virgilio. Il sommo poeta s'offerse ad aiutarmi. Mi parlò di un'impresa immane, spaventosa e sublime al tempo stesso, per allontanarmi dalla selva, per sottrarmi alle belve e per rivedere la luce. Dovevamo oltrepassare l'inferno, il purgatorio ed il paradiso, e per farlo dovevamo oltrepassare la porta dell'inferno.
così attraversato, varcando la porta della città dolente, dell'eterno dolore e della perdita. Dante era titubante, impaurito, si sentiva indegno di tale impresa, forse incapace. Io invece già sapevo cosa ci attendeva. Un'altra volta feci quel viaggio. Vedevo subito i vigliacchi e voltagabbani rincorsi da vespe moscone, il cui sangue era divorato da vermi schifosi, dannati, rifiutati dall'inferno e dal paradiso. Li lasciammo disgustati, urlanti dietro un vessillo irraggiungibile. Sì, quegli esseri mi irritavano, ma fui subito distratto dall'arrivo di Caronte, un demone schifoso e irriverente, il traghettatore, colui che porta le anime dei dannati oltre il fiume, dove c'è il vero inferno. Ma non lo attraversammo con lui. Vi fu un terremoto, svenni e mi ritrovai oltre il confine, nel regno di Lucifero. E subito vidi lussuriosi in un turbine potente ed inarrestabile, l'uno dietro l'altro, tranne due. Sì, è vero, tranne due, Paolo e Francesco, i due amanti trucidati senza alcuna pietà dal marito di lei. Dante volle sapere la loro storia e Francesca, avvicinata, gliela raccontò. Thank you.
allontanavamo da loro, con le orecchie tormentate dal sibilo di quell'infelice bufera, e con il pensiero rivolto all'amaro destino di Francesca, una pioggia sudicia e maleodorante ci investì. La terra era piena di fango puzzolente, misto a neve poltigliosa e putrida. Immersi in quella fanghiglia una schiera di anime sozze e rivoltanti, e sopra di esse un demone raccapricciante, immondo e spaventoso, con tre teste canine ed una barba unta e tatra. Impressionarono molto l'altro. Poi Ciacco ricadde nel fango e da lì non si sarebbe più rialzato, fino al giudizio universale, fino al suono dell'angelica tromba, fino a quando avrebbe riavuto il suo corpo dal cristallo.
Satan! Pape Satan Aleppe! Queste terrificanti parole mi pietrificarono. Le urlava Pluto, il demone guardiano del quarto cerchio, dove scontavano le ordini gli avari e i prodighi. Gli uni da una parte, gli altri dall'altra, salivano un enorme monte spingendo enormi massi carichi d'oro. Salivano, si incontravano e ridiscendevano continuamente senza mai fermarsi. Tutto quell'oro, una fortuna, un'immensa fortuna. Inutile. Mi chiesi allora cosa fosse in realtà la fortuna. Mentre Dante rifletteva sulla lungimiranza di Dio, arrivammo alla palude Stigia. Lì prendemmo una barca
guidata dal fulminio ed impaziente Flegiasco. All'interno di quel fetido acquitrino succedeva di tutto. I dannati si percotevano, si insultavano, imprecavano. L'acqua stagnante ribolliva della loro lacrima. Uno di essi tentò di rovesciare la nostra barca. Sì, e il maestro lo ricacciò con una remata da dove era venuto. Un gesto violento ma necessario. Dopotutto, quell'argento se lo meritava. Fortificata, le cui mura rosse erano roventi e sui suoi camminamenti nugoli di diavoli e di arpie vegliavano guardie minacciosi. Uno spettacolo orribile, ma al contempo affascinante. I diavoli, al nostro vederci, s'opposero fermamente. La via era serrata, la porta era chiusa, non si poteva passare. Anche Virgilio temette il peggio. Sì, è vero. Parlai con loro, tentai di convincerli. Dissi loro che Dio stesso aveva ordinato il nostro passaggio, ma non c'era nulla da fare. Finalmente giunse dal cielo un nesso potente ed inarrestabile. Dinanzi polveroso, ma su quel
rane, dinanzi alla nemica miscia per l'acqua si dileguano tutte, finca la terra ciascuna salviga. Vid'io più di mille anime distrutte fuggir dinanzi a tutto al passo, passa la stige con le piante asciutte. Dal volto rimovea quell'aere grasso, venando la sinistra innanzi spesso, e sol di quell'angoscia mi pare a lasso. Ben m'accorsi che lì era dal ciel messo, e volsimi al maestro, e quei tre segni che mi dassi adesso. Ai quanto mi parea più di disdegno, venne alla porta con una verghetta la perse, che non tebbe alcun ritegno. Spazzati via in un attimo. I portali della città si apersero e dentro il deserto non si vedeva più nessuno. Fuggiti tutti di fronte alla potenza dell'angelo, alla sua semplice ma poderosa verghetta. Oltre le mura delle tombe fumanti piene di eretici, perseguitati in eterno da fiammi inestinguibili. Già, quanti fiorentini vidi in quei luoghi! Una fucina di dannati! Alla malora la mia città! Dante era rattristato a quel pensiero. La sua amata Firenze, una fucina di dannati. Dopo i sepolcri degli eretici, oltrepassammo il Minotauro, una bestia stupida e irascibile, e giungemmo alla riviera del sangue. Alla riviera del sangue, dove sono immersi i peggiori assassini della storia, Attila, Pirro, Sesto e moltissimi altri. Thank you.
doveva essere attraversato per poter proseguire. Sì, ricordo. I centauri, mezzi uomini e mezzi cavalli, creature possenti che con archi e frecce custodivano il fiume ed impedivano i dannati di allontanarsi. Fu proprio uno di loro che ci condusse oltre il fiume, in una landa dove rami intricati e nodosi emettevano strani lamenti. Vi era un silenzio carico di tensione, un'aria tagliente ed inquietante. Lasciammo anche loro. Una pioggia di fuoco imperversava sulla landa che stavamo attraversando. Era una tempesta di fuoco che percuoteva con violenza quella terra maledetta. Thank you.
Alessandro in quelle parti calde, quindi avvide sopra il suo stuolo, che a me cadere infino a terra salde, perché provvide a raddoppiar la cresta, con le sue schiere a ciò che lo va fuori, lei si stingueva mentre la infernale. Dante era sempre più triste. Tanti amici, tanti conoscenti, tanti concittadini aveva rivisto in quella triste valle, ma dovevamo proseguire. Un'esperienza terribile, ma ancora più terribile fu il vedere usurai, ruffiani, adulteri e simoniaci. Ah, maledetti simoniaci, schifosi e irriverenti! Thank you.
maledetti, maledetti! Sono l'infamia della Chiesa! Porta borse del demonio, vili servi del denaro! Maledetti! Contrammaghi, indovini! Viaggiavano al contrario, la testa all'indietro, i piedi in avanti! Poveretti! Poveretti? Questi furfanti carpiscono la fiducia della gente per poi derubarla, deridendola e sbeffeggiandola. Quando ci allontanammo da loro, fummo inseguiti da una schiera di diavolacci rozzi ed impertinenti. Ci deridevano, ci sbeffeggiavano, minacciavano di percuoterci. Io tentai di calmarli, dissi loro della missione di Dio. A loro non importava nulla. Thank you.
morivano. Si divertivano ad uncinare i dannati nel lago di pece in cui erano immersi barattieri corrotti e senza ritegno. Fuggimmo da loro, malgrado Malacoda, il loro capo, ci affibbiò una scorta per sorvegliarci e proteggerci. Ci ritrovammo tra gli ipocriti. Thank you.
maledetti ipocriti, infidi e perfidi, il loro vero volto non lo vedrai mai. Quanti fiorentini ho visto in quei luoghi, sembra che il loro destino sia di popolare l'inferno. Dante era sempre più rabbuiato. La sua anima soffriva al pensiero di tante sventure. Un'altra visione orrenda però ci attendeva, quella dei falsari e degli alchimisti. Era un campo nauseabondo, sembrava di essere in un'enorme latrina. Thank you.
anime si contorcevano e si grattavano forse innatamente, schiena contro schiena, membra contro membra, fino a scorticarsi, fino a lacerare le carni. Proseguimmo. Ci parve di vedere delle immense torri. In realtà erano i giganti, la nostra via per la discesa. Quelle immense creature, possenti nella carne, ma deboli nello spirito. Non faticai molto a convincerli affinché ci permettessero di salire sopra di loro per scendere nel pozzo. Ancora nella morte si consuma nella vendetta. Era là, con il viso segnato dalla sofferenza e dall'odio, con la voglia di gridare a tutti la sua vendetta e la sua atroce sofferenza.
cacciando il lupo e lupicini al monte, perché chissà veder Lucano un porno. Con cagne magre, studiose ponte, qual antico si smondi e coi lanfranchi, save ammessi dinanzi della fronte, in piccio il corso mi pareano stanchi, io parre fini e con acute sale mi pare allora meglio prenderli fianchi. Quando fui desto innanzi alle rimane pianger sentì tra il sonno i miei figliuoli che eran con me a dimandar del pane. Ben si crudel, se tu già non ti duoli, pensando ciò che gli amor s'annunciava, e se non piangi, di che piangere suoli? S'appressava che il cimone sull'essere addotto, e per suo sogno ciascun dubitava. E io sentì sciavar l'uscio di sotto, all'orribile il torre ond'io guardai il viso a miei figlioli, senza far motto, io non piangea, sì dentro in vetrai, piangeva lei, ed anse il muccio mio, disse tu guai. Padre che hai, perciò non lagrimai, ne risposi io, tutto quel giorno ne, la notte appresso, infin che l'altro sol nel mondo uscio, come un fuoco di giretto su fu messo, col doloroso carcere che io scorsi, per quattro mesi mi aspetto stesso.
come tu mi vedi, vid'io cascarli tre ad uno. Tra il quinto dì e il sesto, un Dio mi diedi già cieco brancolar sovra ciascuno. E tre dì li chiamai, poi che fur morti. Poscia, più che il dolore, potè il digiuno. La misa, per una recenti, del bel paese, là dove si suona, e vicino che pur mi è solenti, muovasi la capraia e la borgogna, e faccia siepe in arri sur la voce, sicché gli allieghi che ogni è persona, che se il conte Ugolino aveva voce, aver tradito te delle castella, non dove il mio corpo. In realtà non era vento. Nell'inferno il vento non esiste. Le stagioni non esistono. I giorni e le notti non esistono. Solo buio e monotonia. Monotonia. Tragica e fatale monotonia. Quel vento in realtà era lo sbattere delle ali di Lucifero. Sì, ormai eravamo giunti alla meta. Yeah.
schifoso e impotente, tremendo e inoffensivo, con la bocca piena di carne d'uomo, di Giuda, di Bruto, di Cassio, con lo sguardo fisso nel vuoto, con l'indifferenza dello sconfitto. Il male che perde, la sconfitta delle tenebre. Ah, maledetto Lucifero, rovina dell'uomo, ecco finalmente il tuo destino! Ormai era tardi. Il tempo a nostra disposizione era finito. Dovevamo affrettarci. Troppo dolore. Troppa mestizia. Troppo fetore. Era ormai il tempo della luce. Sì, era il tempo delle stelle. Le stelle. Entrando a ritornar nel chiaro.